tutti ragazzi, da Messi 91 siamo su Dragon Ball Xenoverse. Il nostro Freezer, dato che ho livellato come la follia, ha deciso che è ora di andare avanti con i nostri allenamenti. E quindi vediamo un po' di assegnare prima i nostri punti esperienza che abbiamo ottenuto. Allora, li ho già segnati, brava Messi. Ok, andiamo avanti. Yes. Oh, sei tu, buongiorno. Hai usato il raggio letale? No, l'ho usato pochissimo in realtà, perché è un attacco di pupù. E tra l'altro non l'ho equipaggiato, quindi se proprio devo usarlo... Sconfiggi tutti i sottoposti di Freezer. Non lo devo usare, perfetto, andiamo. Eccoci qua, combattere con scaltrezza. Oh, guarda, sono scaltra come la morte dopo l'ultimo combattimento che mi avete fatto fare contro gli androidi SL. Ho equipaggiato la follia, ho equipaggiato. Listen well. Allora, if you want to be my subordinate, you must fight with grace. With grace, con grazia, ok, lo faremo. Guarda, li sciotto con dolore. Più grazia di così. Aia, mi ha tirato un cazzotto mentre caricavo il Big Bang. Veramente, lasciami fare il Big Bang, brutto schifino. Mi ha tirato una plattina, mi ha tirato. E tu esploderai con dolore. Tiè. Not yet. Do better. Aspetta. Vai. Ok, pronto. Siamo pronti a tutto. Ho tolto il potenziamento di Ginyu, che però magari rimetterò. L'ho tolto perché nel vecchio capitolo che ho fatto c'era tanta gente da uccidere, quindi il Comeosi funziona veramente bene in questo caso. Perché ogni volta che killiamo qualcuno si ricarica tutto e ci permette di spammare cose a caso. Perfetto. Non ho sbloccato il... Porca miseria, non l'ho... Perché mi sblocca il nemico quando lo batto? In teoria dovrebbe passare a quello successivo, non sbloccarlo. Behold, there's more where that came from. Aspetta, no, ho sbagliato tasto. Patume. Volevo caricare la mia posa fiera, ma fa niente. Se riuscissi a metterli tutti vicino, tipo... No, non ce la farò mai, vero? Con calma, venite, mettetevi tutti uno fianco all'altro, così esplodete tutti. Tutti schifi. Vai, Iceberg, è il momento. Iceberg, è il momento. Ok. Tiè! Ok. Vai. Not bad at all. You're doing fine. Just as I expected. Ok, non avremmo preso Z, vero? No, l'ho preso lo stesso, ottimo. Allora, Freezer, tu sei un guerriero forte. Io ti ho sempre stimato tanto perché hai attacchi belli e possenti. Insegnamene uno utile. Stritolatore letale, già il nome mi piace. Ok. Cosa ti devo consegnare, cosa? Yes. Un frammento? Yes. Super frammento rigenerante, che ovviamente non ho, se no gliel'avrebbe già dato. Vado a vedere se lo vendono, ragazzi, ne dubito, ma vado a vedere. Non lo vendono e non ce l'ho. Questo è un problema. Vabbè, mi ci chiuderò, tanto dovrò livellare ancora. Sto a livello 58, ragazzi. Non so se vi ricordate, nel vecchio video eravamo intorno al 54-53. Ma mi sono presa uno spavento incredibile con quella missione parallela, e quindi ho deciso di livellare alla follia. Questa che l'ho registrata, ma l'ho tagliata perché non ci stava, quindi rifacciamola. Recupera 6 sfere del drago. Ok. Allora ragazzi, mi sono ricordata, purtroppo non l'altra volta ma questa, che mi avevate chiesto di utilizzare Trunks. E quindi, nonostante sia un personaggio abbastanza pensoso, chiamiamolo così, da usare, cioè bisogna studiarsi bene i momenti in cui attivare tutte le abilità, perché sono abilità utili però difficili da far funzionare, lo useremo. Userò questo perché ha la cupola, l'attacco cupola infuocato, che è inutile ma è molto più utile della raffica di energia. Quindi usiamo questo e poi mi porterò Freezer, che ovviamente mi serve l'allenatore. E visto che ci sono i Cell Junior, io mi porterei anche qualcun altro, perché comunque i Cell Junior non saranno uno per uno. Portiamoci Goten, dai. Eccoci qua. Recupera 6 sfere del drago. Ok, punteremo tutto sul tempo e sul far fuori tutto quello che si muove. Tutto. Please collect all the Dragon Balls around the area. Ciao Sellino, vieni qua. Please get it back. No, già, non ho ancora carico niente. Io cerco di fare già attacchi della morte, non ho ancora carico nulla. Cosa voglio fare? Guardate che bello, però Trunks usa proprio la sua di spada. Vabbè che lui è stato pensato per avere una spada, quindi è giusto così. Però se noi la equipaggiamo sul nostro personaggio, anche se usiamo attacchi con la spada resta nel fodero. Qui invece si sfodera, è fighissimo. Mi piace un casino sta cosa. Aia.
E che bello. Chi è? Ok, la smetto, mi concentro. Ecco qua. Vieni qua. Ma stai fermo tu. Stai fermo, ok. Preso. Vi dicevo, ci sono attacchi da pensare perché ha praticamente il frantumatore divino è una guardia, ragazzi. Se io faccio così, colpiscimi. Ecco qua, frantumatore divino. Attacco bruciante, ci mette 6 ore e mezzo a fare tutta sta cosa e l'avversario si sposta, ovviamente. Squarto ci mette 6 ore a stare in posa e l'altro carica l'attacco. Quindi vedete che sono attacchi che vanno studiati un attimo prima di farli, perché se no la prendete in quel posto brutalmente. E l'attacco speciale, come sapete, è la cupola di... cos'è? Cupola infuocata, cioè quella cosa che fa la palla e colpisce verso l'alto e che io ritengo un attacco inutile, perché colpire verso l'alto non è utile mai. Però se lo usate nel momento giusto funziona, ecco. Tipo ora, non ce l'ho a carico. Se lo usate comunque quando siete molto vicini al nemico e è stannato, diciamo, lo colpite e fate malissimo. Se avete degli alleati del cacchio, vi spostano i nemici e non andate a segno. Cioè, vedete, è un attacco inutile. Cioè, è proprio non serve a nulla. La definizione di quell'attacco è non serve a nulla. E io intanto che Goku si diverte, mi frego la sfera, corri! Mia! Ok. Dove sei? Volevo farlo ancora, ma ancora non è carico. Carichiamoci bene, dai, lancialo via però, Trunks, forza. Ok. Che devo caricare l'ira di Dio, tipo. Ecco qua. Che è morto. Dov'è l'altro? Ce ne deve essere un altro. Là. C'è la sfera per di là, sarà per di là anche lui. Là. Non ce n'è uno da solo, per caso? No, eh? Ok, capito. Dove sono però? Molla la sfera! Molla la sfera! Guardate quanto male fa però! Si fa fatica a colpire il nemico, ma quando lo colpite, cioè, non so più neanche come si chiama, tipo. È una roba devastante. No, dovevi saltare di là, ok? Dall'altra parte, brutalmente. Trunks, forza! Forza, ragazzo! Bravo! Preso? Sì, ma non può lanciarlo in alto, cioè, vedete, è un attacco inutile. Non può lanciarlo in alto perché non c'è alto, purtroppo. In questo buco di mondo non c'è un pezzo sopra. Ok, sfera. Mia! Andiamo a prendere anche l'altra, visto che non c'è nessuno. Dove si trova? Qua. Ah, nel muro. Con calma. No. Ma per capire dove devo rompere ci vorrà mezz'ora, tipo, ma... Ecco fatto. Ah, perché se sparavo un centimetro più in là non andava bene, bisogna sparare proprio lì, insomma. Capisco, dov'è? Trunks, per favore, non ti ci mettere pure tu. Trunks, per favore, bravo. No, perché qui giriamo 6 ore e mezzo intorno a una sfera, se andiamo avanti così. Ecco fatto. Sono morti tutti? Sì. Controlliamo meglio, ma credo di... Ciao Freezer. Sì, è sparito pure il nostro alleato. È sparito dopo. Dove? Ah, era sotto. Tie! E non l'ho colpito perché boh. Ok. Lancialo via tantissimo, Trunks. Ok. Vai. Fatto! Io sono Super Trunks e sono figo. Non sento nulla. Non è vero. Preso? Yes! No, perché... Ma porca miseria, vedete questo attacco inutile? Colpiscimi! Vabbè, aspettato che finisse la posa, non è giusto mai. Colpiscimi! Bravo! Complimenti! Stavolta... Ti ho preso, però e morirai. Non morirai. E allora vai. Figurati. Questi attacchi sono utili se li usate a 2 mm dal nemico, se no non fanno nulla. Brutalmente. Sono Powa. Basta, va, che devo calcolare anche il tempo che ci vuole per completare l'episodio. Devo andare. Ah, la sfera. Una sfera è qua. Andiamola a consegnare prima che ce la rubino. Ok. L'altra è qua. Non c'è nessuno, me la piglio e scappo via. E l'ultima ce l'ha quel sellino lì. Che è l'ultimo, giusto? Gli altri, no, ce n'è uno anche là.
here for good! Statevi ne fermi che l'ho sciotto! Dai! Schifezzi! Siete degli schifezzi! Ok, dai, basta. Ok. Se magari stai fermo, io ti taglio a fettine, perfetto. E l'ultimo è qua, dove c'è la sfera, giusto? Ok. Bello, Freezer si è incastrato in un angolo, meglio così. Goten purtroppo è arrivato, invece. Preso. Preso, yes. Yeah. Vediamo se riesco di nuovo. No, si sta proteggendo troppo. Distraetelo, lo distraete sempre. Stavolta non lo fa. Ecco, bravo Goten, vai, distrailo. Bravo Goten. Bravo Goten. Ora basta, stai fermo, è mio. È morto. Vabbè, se lo lasciavi stare, porca miseria. Forse non mi servivano gli alleati, sono un impegno, un piccio qua, esatto. Niente, non lo faccio più con l'attacco, ha rotto le scatole. Lo taglierò a fettine. Ho portato gli allenatori perché credevo fossero molti di più i Cell Junior, invece sono solo tre e sono lontanissimo l'uno dall'altro, quindi è inutile. Fatto. Superata, ok. Forse ci ho messo troppo tempo, forse dovevo metterci 5 minuti. Ok, cambierò un po' di abilità e metterò un po' di cose che abbiamo guadagnato ma che non vi ho fatto vedere. Ho degli attacchi inutili, spero di non crepare, ma vorrei farveli vedere. Torneo mondiale, ma C18 e gli altri non dovrebbero essere... Spero non siano troppo forti, ecco. Ragazzi, io vorrei farvi vedere gli attacchi che mi hanno insegnato gli allenatori, ma porca miseria, sono deboli e qui c'è la morte che ci aspetta in questo capitolo, che tra l'altro non ci starà in questo video, quindi ne farò un altro. Questo non ci provo nemmeno, questo forse 30 piccoli Majin Buu, forse questo potremmo farcela. Sono tanti, ma potremmo anche farcela. Allora, vedete, ho equipaggiato attacchi come lo stritolatore letale, che è quello che ci ha insegnato ora Freezer, e ho equipaggiato il raggio letale, che è il primo attacco che ci ha insegnato nel primo allenamento Freezer, e la Kamehameha devastante che ci ha insegnato il buon vecchio Krillin nell'ultimo allenamento. È un attacco inutile, non va a segno, cioè, se lancia 6 colpi ne vanno a segno sì e no 2. È un attacco inutile. Allora, portiamoci una squadra molto alla Frieza. Portiamoci Jet. Ok, caos di Majin, batti 30 Majin Buu piccoli, ok. Dove siete? Posa fiera, prima di tutto. Ecco qua. Niego. Ma sono piccoli piccoli, che belli. Ma sono pucciosissimi. Ma lo voglio anch'io come animaletto da compagnia, dai. Ora sostituisco il mio cane con i piccoli Majin Buu. Dai, è bellissimo. Guarda che figherri, è figherrimo. È figherrimo, basta. Ah, che bella risata. Sì, signor Freezer, che bella risata. Ma sono debolissimi, però. Prevedo che non finirà così facilmente questo capitolo, vero? Alla fine arriverà, tipo, Majin Buu incazzatissimo. Che si incavolerà perché abbiamo ucciso i suoi piccoli Majin Buu. Allora. Esplodi con dolore, tie. Ah, giusto, dovrei farvi vedere gli attacchi che ho equipaggiato, sono inutile che li abbia equipaggiati. Allora, stritolatore letale. Non l'ho preso. Comunque è una testata, tipo, quella che abbiamo di solito. Tie, fa anche abbastanza malino, devo dire. Mentre il raggio letale è un attacco inutile, perché tira proprio uno schifino dalla mano, così. E non lo mira neanche, cioè guardate, non lo colpisce nemmeno, perciò, perfetto. E questo è il motivo per cui non equipaggerò mai il raggio letale, perfetto. E ora, al prossimo nemico, vi farò vedere la Kamehameha che ci ha insegnato il signor Krillin. Eccola qua. Ecco, si sarà divisa in quanto? 10 pezzi? Quanti ne hanno colpiti? 2? 2 ad essere proprio positivi, ecco. Mentre se noi facciamo così, facciamo i danni della morte. Chi è? No, no. Allora, Iceberg, teletrasportati. Ecco, neanche uno, perfetto.
E questo è il motivo per cui gli attacchi di Kree li fanno un po' schifo, a parte la combo di Orin, gli altri sono un po' inutili. Abbiamo finito? Ci sono 300 vie da seguire. Andiamo di qua, va. Ciao, piccolo Boo! Piccolo Boo! Stai fermo, tu, altro piccolo Boo! Uno per volta, piccoli Boo! Ce n'è per tutti, tranquilli! Guarda quanto male faccio! LOL! Guarda questo! Ecco fatto, ho quasi shottato una combo! Fermo lì, tu! Un altro! Oh, very good. It seems that I taught you incredibly well. Quanto ti adoro quando ridi così, Freezer. Sei fantastico. Sei proprio il mio allenatore quando ridi così. Con la cattiveria in corpo. Ecco qua. Esplodete tutti. Sono tutti lì, almeno due li voglio uccidere. No, peccato. Perché li avevo visti tutti vicino? Ci vedo doppio. Aiuto le visioni, vedo la gente scema. Scherzo. Vedo piccoli Boo ovunque. Kamehameha devastante. Ma no, perché? Brutti cattivi. C'è un altro. Arrivo! Ma ancora non ne ho fatti fuori 20. E ancora no. Veramente, se alla fine arriva Majin Buu è la fine, sappiatelo. Cioè, non ho equipaggiato nulla per difendermi, a parte la posa F. Tutto il resto è pattume, tipo. Muori! Ok. Schioppa! Ecco qua. Ma stai fermino. Ok. Poverini, si fanno male però. Iceberg, picchiali con delicatezza. Porca miseria. Ecco, fai attacchi di critica, che così gli fai un po' meno male. Perfetto. Poveri Majin Buu, mi sento in colpa, mi sento un mostro in questo momento. Non l'ho preso, perfetto. Ci riprovo. E se però scappi via tu, dovresti fare il bravo bimbo, stare fermo e pigliarti tutti i cazzotti che ho da darti. Ok. Ma ne è morto un altro? Non ne abbiamo ancora uccisi 20, o quanti li devo uccidere? Perfetto. Ok. Shotting mortale. No. Ok. Ecco qua. Ma quanti siete? Ma credo di aver fatti fuori io 20. Cioè, secondo me ne ha fatti fuori anche 50, tipo. Forse anche 100. Forse anche 200. Crippa. Nanitto. Ce ne sono ancora. Dov'era? Non l'ho visto. Ah, ok, forse erano alle mie spalle. Non lo so, non l'ho visto mai. Esse, perfetto. Ok ragazzi, con Junior sullo sfondo, io come sempre vi chiedo di lasciare un like, un commento al video, iscrivetevi al canale e alla prossima. Un saluto a tutti e buona giornata.